Al circuito Le Querce di Cascia, a due passi dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, va in scena il terzo appuntamento stagionale della National Series 2022 di rental karting targata Demo Race. Dopo gli appuntamenti di Coridonia e Pomposa, l'impianto immerso nella splendida Val Nerina ospita per la prima volta il KZR Championship, con kart Rotax due tempi messi a disposizione dall'organizzazione sportiva in modalità Arrive and Drive. Cascia viene quindi scelta non solo come nuova tappa di campionato, ma anche come punto di partenza di un'altra importante collaborazione, a dimostrazione di quanta dedizione e passione sia alla base del progetto KZR. Per due eventi stagionali, tra cui il 25 settembre ad Arce e per l'appunto l'ultimo disputato sul circuito in provincia di Perugia, nel paddock sono presenti anche i piloti del Briggs Club per promuovere in centro Italia i kart CRG di serie Briggs Stratton. Oltre all'accordo con la FISAPS per la costituzione di un campionato nazionale per i piloti con disabilità e al cambio di format con la grande novità della Final Race, la stagione 2022 del KZR regala quindi ancora una sorpresa per la gioia del pubblico presente a bordo pista, a cui si vuole assicurare sempre maggiore spettacolo e divertimento. Per i piloti Briggs in programma una batteria dedicata con turno unico sia di qualifica che di gara per definire il primo dei due round previsti. A firmare la pole position il marchigiano Eugenio Nalli con il tempo di 55,980, uno dei tempi migliori se si pensa alle tante difficoltà causate dal rischio pioggia e dalle continue decisioni prese dalla direzione di gara in merito al cambio gomme per i piloti del KZR. Ciò che invece non cambia è quel che si vede in pista per la batteria dedicata ai kart CRG. Durante la manche di gara, Michele Bottausci è costretto a dare forfè e non partecipare alla corsa, mentre Nicomede Pelliccia ed Andrea Nicoziani non riescono ad andare oltre il quarto e terzo posto. Nemmeno l'altro grande favorito Massimiliano Melchiotti ha modo di accorciare il gap con il pilota in testa alla gara dall'inizio alla fine. Nalli vince infatti con un margine di quasi 8 secondi, piazzandosi sul gradino più alto del podio nel primo appuntamento dedicato ai piloti del Briggs Club. Oggi i ragazzi della squadra mi hanno preparato un kart che era eccezionale, non c'era niente da dire, Andrea ha fatto un grandissimo lavoro, il resto è venuto da sé. Chi invece aveva appena cominciato la stagione con le prime gare nel corso del GP precedente a Pomposa è la FISAPS KZRH, categoria dedicata ai piloti con disabilità. Assente il primo vincitore stagionale Fabio Visentin, occasione ghiotta quindi per il secondo in classifica Andrea Pacini, che infatti firma subito la pole position in 1 minuto e 268 millesimi di secondo, anticipando anche il campione in carica Luigi Milano. La sfida tra i due si ripete durante gara 1, ma il campano si ritrova costretto a fare i conti anche con il suo conterraneo Giuseppe Turco, che prima si lancia al suo inseguimento sfruttando un errore di Rabeni e poi, a causa di una sbavatura, perde la posizione sia nei confronti di Milano che anche di Diego Veronese, accorso dalle retrovie. Lo scudiero del team LBR Motorsport si fa notare per il tempismo con cui sferra l'offensiva vincente per prendersi il secondo posto proprio sul suo grande rivale del 2021, mentre il campione in carica cercava addirittura di avvicinarsi a Pacini in testa. A chiudere una gara infuocata arriva anche il controsorpasso che restituisce la medaglia d'argento a Luigi Milano e riporta Veronese al terzo posto, mentre per la vittoria è difficile immaginare uno scenario diverso dai festeggiamenti di Andrea Pacini, bravo a restare saldamente in controllo della prima manche. Il toscano può così partire dalla prima piazza anche in gara 2, dove invece appare più difficoltosa la lotta al vertice. Questo perché Milano resta costantemente in scia, mentre alla prima curva il testa a coda di Rabeni crea un ampio margine tra i primi due ed il resto del gruppo. L'attenzione allora si sposta tutta sul primo posto, che resta in bilico fino all'ultimo giro. Luigi Milano, dopo un'intera gara in forcing, riesce a completare un bel sorpasso che sembrerebbe consegnargli la vittoria di gara 2, ma il gran ritorno di Andrea Pacini ristabilisce lo status quo. La seconda vittoria della giornata per il campione del 2019 è decisiva soprattutto in chiave classifica, dato che Milano accorcia nettamente con i suoi due secondi posti, ma Pacini festeggia il primato di Cascia con anche la leadership del campionato strappata all'assente Visentin.
Sì, molto, molto più sofferta. Sinceramente dopo in gara 2 pensavo che Luigi fosse più dietro e invece poi a pochi giri dalla fine, quando me lo sono visto avvicinare e poi sorpassarmi, ho capito che c'era da continuare a combattere. Fortunatamente sono riuscito poi a ripassarlo prima dell'ultima parte del tracciato e l'ho portata a casa. Un grande ringraziamento ai ragazzi della SD Experience, che insomma è tanti anni che fanno parte di questo campionato, e quindi tanto merito va a loro che ci aiutano a partecipare. L'ultima categoria unica che manca all'appello è quella di Next Generation, con i piloti di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Contro ogni aspettativa e pronostico, la pole position va ad Alfredo Celentano, che con il tempo di 1 minuto 01 830 dà circa un secondo di distacco sia a Ruia che a Graziani, ovvero chi si era ormai abituato a restare sotto le luci dei riflettori. Invece, dopo la prima vittoria di manche stagionale a Pomposa, Celentano stupisce tutti e comincia ad apri fila in partenza lanciata. Sfortunatamente per lui però, un contatto con la new entry Andrea Pedana fa sì che il giovane pilota campano perda diverse posizioni e veda lentamente allontanarsi la possibilità di giocarsi il podio. Celentano chiude infatti quarto, con proprio Pedana che mantiene di giustezza il terzo posto. Alle loro spalle invece Angelini la spunta su Varini per la quinta posizione dopo un contatto nelle ultime battute di gara, mentre per la vittoria la Next Generation torna ad essere una lotta a due tra i soliti Mirko Graziani e Davide Ruia. Il leader del campionato stavolta insegue, anche in virtù del quarto posto di partenza, mentre Graziani sembra poter lanciare una rimonta in campionato già a partire da gara 1. Tuttavia, nonostante all'arrivo i due non abbiano nemmeno due decimi di differenza, è ancora una volta Davide Ruia a tagliare per primo il traguardo, seguendo quello che era stato il leitmotiv delle prime due tappe stagionali. Il giovane pilota veneto riesce così a ribaltare i risultati delle qualifiche e confermarsi primo di categoria, soprattutto perché, partendo avanti in gara 2, ha l'opportunità di allungare con decisione su tutti gli inseguitori. Stavolta nemmeno Graziani sta al suo passo, Davide Ruia è lanciatissimo verso il bis di giornata. La bagarre della seconda manche sta quindi tutta nella sfida tra Varini e Pedana per il terzo posto, che stavolta non va all'Umbro bensì all'altro pilota del team GP Racing, autore di una splendida rimonta dalla sesta piazza. Sfortunato nuovamente Celentano, che per via di un altro contatto viene spedito in fondo al gruppo. Campano chiude poi quinto, portando punti preziosi a casa, ma che tuttavia non bastano per accorciare la classifica. Davide Ruia balza 353 punti in campionato, addirittura già 40 in più del secondo Mirko Graziani. Allora, gara 1 è molto giù di morale, però dai, dopo ho fatto una bella rimonta, bella partenza, ce la siamo meritata, dai. Poi la seconda gara, gara 2, è andata bene, dai, ho fatto un bel tempo, mi ho allungato molto bene. Colgo l'occasione per salutare Oscar Rivadossi e la Monica, che è sua moglie, grazie mille. Venendo invece alle categorie Rotax, la classifica generale delle fasi di qualifiche vede a sorpresa la pole position assoluta dell'esordiente Matteo Smaldone, pilota dell'Emilia-Romagna, arrivato quest'anno per la prima volta al nazionale, dopo aver ottenuto buone soddisfazioni nei campionati locali. Il suo best lap, registrato durante le prove cronometrate, è semplicemente incredibile. Smaldone chiude il giro in 54 secondi e 267 millesimi, praticamente almeno un secondo in meno di chiunque altro. Il crono lo mette chiaramente davanti a tutti per la categoria Rotax Junior, ma già alla prima curva il pilota perde rovinosamente tutto quel che aveva guadagnato in qualifica, scontrandosi con Matteo Colangelo e perdendo diverse posizioni. Tra i due si infila di prepotenza Paolo Liburdi con Vincenzo Califano a seguire. In breve tempo però la seconda posizione diventa un affare esclusivamente del campione in carica Valerio Silvestri, partito dalla sesta casella con una rimonta rapida ed efficace. Lo stesso riesce anche ad Andrea Mosca, che con l'entusiasmo della vittoria di Pomposa si ripresenta con l'ambizione di andare nuovamente a podio. Per Califano quindi non c'è spazio, anzi deve fare i conti anche con Smaldone e Colangelo, che nel frattempo recuperano margine ed infilano entrambi il sorpasso sul pilota della Campania.
Anche in testa gli episodi stravolgono le aspettative. Nonostante Liburdi sembrasse lanciato verso la vittoria, con abilità e precisione Valerio Silvestri si prende il primato della gara e scappa via in progressione, lasciando al pilota del team LBR Motorsport l'incombenza di contenere anche i tentativi di Mosca. Tra il passaggio di Silvestri e quello del duo Liburdi-Mosca, che pure si avvicenda un paio di volte prima di chiudere gara 1, intercorrono ben 7 secondi e 2. Gap invece praticamente azzerato in gara 2, dove Silvestri e Liburdi si trovano a fare una gara a parte per la vittoria della manche e quindi anche per il primato di categoria. Sin dalla partenza i due laziali si staccano dal gruppo, che vede perdere incredibilmente la presenza di Andrea Mosca scivolato agli ultimi posti. La corsa per il terzo piazzamento trova quindi nuovamente Matteo Smaldoni in bagarre con Vincenzo Califano e la new entry Lorenzo Pepe. I tre creano spettacolo con continui sorpassi, che portano Califano a chiudere sul podio per la prima volta in stagione, prima che una penalità di 5 secondi gli sottragga però i festeggiamenti, facendogli chiudere gara 2 al sesto posto. Terzo arriva quindi Smaldone, che stacca anche il pass per la sua prima final race. Davanti al romagnolo, Silvestri sembra pronto a fare doppietta, ma Paolo Liburdi, sempre in scia al pilota del team RCK2, riesce nell'impresa di infilare il sorpasso praticamente all'ultimo giro, avvicinandosi verso la bandiera a scacchi prima di tutti. La vittoria lo porta a pari punti proprio con Silvestri, ma grazie alla miglior qualifica sale sul gradino più alto del podio della categoria Rotax Junior. Con questa vittoria Liburdi riesce a recuperare qualche lunghezza di svantaggio in campionato da Silvestri, salendo a quota 302, a meno 36 dal campione in carica. Siamo stati più o meno sullo stesso livello, eravamo alla pari con Silvestri in entrambe le gare. Nella prima gara lui ha preso il kart numero 9, che era un pizzico più veloce, e poi mi è toccata la fortuna a me in gara 2, quindi siamo stati lì e mi ha premiato il giro più veloce in qualifica, questa volta un po' di fortuna. Per la Rotax Senior invece si assiste al gran ritorno del campione in carica Luca Liburdi, che già dalle qualifiche riesce a mettersi alle spalle il già due volte vincitore della final race Gianluca Febbo. Liburdi segna il miglior tempo di categoria in 56 e 245, appena 3 centesimi in meno del rivale in testa alla classifica di campionato. E lo stesso distacco minimo resta invariato anche per tutta gara 1, con Liburdi leggermente avanti e Febbo che si affianca in più occasioni. L'intera manche vede solo i due in lotta per la vittoria, mentre alle loro spalle Emanuele Chetry, partito terzo, si ritrova in grande affanno a perdere diverse posizioni. Ne approfitta allora Andrea Ciabattoni, con Prussiati e Bucci subito dietro a battagliarsela per la quarta posizione, mentre Verrocchi e Salemme si sfidano per la sesta. All'arrivo, Liburdi porta a casa la prima vittoria della giornata, da cui si riparte per gara 2. L'ordine della partenza lanciata durante la seconda manche non resiste neanche alla prima curva, dato che sia Febbo che Ciabattoni si vedono sfilare via dagli inserimenti di Simone Prussiati e Alain Bucci, che con dei sorpassi calibrati alla perfezione si infilano alle spalle di Liburdi per la lotta al podio. I primi giri sono quelli che di fatto regalano più emozioni, con Febbo e Ciabattoni che dimostrano grande voglia e determinazione nel rimediare alle piccole sbavature di curva 1. Ne fa le spese Bucci, subendo il sorpasso di entrambi, ma anche lo stesso Prussiati, che alla lunga perde ritmo e manca il podio di gara 2. Sui gradini salgono invece Gianluca Febbo, terzo al traguardo, ed Andrea Ciabattoni secondo. Vince nuovamente, stavolta incontrastato, Luca Liburdi, che festeggia il primato della Rotax Senior al GP3 di Cascia e riesce a rimettersi in corsa con 120 punti preziosissimi per il campionato. Nel mirino i leader di categoria Febbo e Ciabattoni, rispettivamente a 315 e 311 punti, distanti adesso poco più di 40 lunghezze. Sì, è dura, è inizio di campionato duro, quindi l'ho cercata, ero molto scettico su questo tracciato perché mai guidato, difficile, tecnico. E la pioggia ci ha messo il suo ad ogni turno, quindi non semplice sofferta, però contentissimo. Devo dare un saluto a tutti gli avversari perché super veloci. Ultima gara durissima perché un kart aveva un problemino sul kart, quindi ho dovuto gestire quel piccolo gap fino all'ultima curva, quindi che dire, il massimo. Per quanto riguarda la terza categoria Rotax, con i piloti della Gentleman, il pullman è Maurizio Sini, che chiude le qualifiche con il miglior tempo personale di 55.261, il secondo miglior crono di giornata dopo quello di Smaldone della Junior.
Dietro Sini partono Riccardo Mautè e Stefano Sabatini, con il campione in carica Marco Speranzini in quarta piazza e addirittura, con grande stupore, il capolista di categoria Giuliano Ghidini, dopo la bella vittoria di Pomposa, penultimo in griglia di partenza. Per il pilota dell'Emilia Romagna c'è bisogno di tempo e fortuna, che comunque arriva a premiare i suoi sforzi. Un contatto tra Sabatini e Speranzini rimescola infatti le carte in tavola e dà modo a tutti i piloti in bagarre di rientrare in gioco. Proprio Ghidini riesce giro dopo giro a recuperare posizioni e mettersi momentaneamente in terza piazza. Se per la vittoria poi sembrerebbe in vantaggio Sini, che allunga su Mautè, anche in questo caso la perseveranza porta i suoi risultati. Il cavaliere del team Abruzzo Corse studia e completa il sorpasso su Sini, che addirittura si ritrova Ghidini alle spalle. Il laziale deve arrendersi anche alle sue incursioni, ritrovandosi spedito in terza posizione. Da vero leader del campionato però, Giuliano Ghidini non si accontenta e mette a segno anche il sorpasso per la testa della gara su Mautè, che va in caduta libera e perde anche la seconda posizione a vantaggio del rientrante Sini. Ghidini vince quindi gara 1, completando una rimonta incredibile e pone le basi per una riconferma in gara 2. La seconda manche della Gentleman sembra essere più una questione di controllo e gestione da parte dell'Emiliano, che ha come sempre Maurizio Sini in agguato, ma con un leggero margine a favore. Chi invece rompe gli schemi è il campione in carica Marco Speranzini, che scala due posizioni partendo dalla quinta piazza. Lo segue a ruota Stefano Sabatini, ma il tutto si vanifica a causa di una penalità di 5 secondi che lo fa arrivare sesto. Speranzini invece prova l'offensiva su Sini, ma subisce il controsorpasso definitivo che lo relega soltanto sul gradino più basso del podio di gara 2. A vincere è invece Giuliano Ghidini, che taglia per primo il traguardo con un distacco di 2 secondi e mezzo. Sulla scia di Pomposa, quindi, Ghidini vince anche il GP3 di Cascia per la categoria Gentleman, allungando nettamente in campionato, dove si assicura la leadership con 341 punti totali. Sono stato veramente bravo, ho dato il massimo e è andato tutto bene. La seconda ho dormito un po', visto che di dietro non arrivavano e mi sono addormentato. Comunque mi sono divertito tanto, veramente bello. In chiusura di giornata, la gara per eccellenza della stagione 2022 del KZR Championship, con la final race del terzo round di Cascia. In pista i primi tre di ogni categoria Rotax, chiamati a giocarsela per la speciale graduatoria dedicata proprio ai migliori piloti del campionato, con in palio il titolo di campione assoluto. In pole c'è Paolo Liburdi della Junior, che sfrutta il miglior tempo in qualifica per partire davanti al campione in carica Luca Liburdi della Senior e Giuliano Ghidini della Gentleman. In griglia anche Maurizio Sini e il capolista della Final Race Gianluca Febbo, Valerio Silvestri, Matteo Smaldoni alla prima finale, Riccardo Mautè ed Andrea Ciabattoni. L'adrenalina per la Final Race di Cascia si vive già nell'attesa della griglia di partenza, prima che la gara cominci per davvero. Forse anche per un eccesso di foga, durante l'ultima manche si assiste anche a qualche tentativo al limite, che però provoca l'effetto contrario. Ed è ciò che ad esempio accade a Ciabattoni a metà gara, quando per strappare una quarta posizione in rimonta finisce per perderne due e chiudere settimo. Sbavature invece non ne commette Luca Liburdi, che sin dalla prima curva mette a segno il sorpasso vincente su Paolo e si piazza stabilmente in prima posizione. Altrettanto bene fa l'eterno rivale Gianluca Febbo, che infila Sini e Ghidini per andare all'assalto dei fratelli Liburdi. E mentre nelle retrovie Ghidini e Silvestri se la giocano per il quarto posto, i tre avanti raccolgono l'attenzione del pubblico, soprattutto quando Febbo trova il varco giusto per passare Paolo Liburdi e mettersi all'inseguimento di Luca. Tra i due si rinnova quel duello che tanto ha fatto divertire la scorsa stagione fino al termine del campionato, ma senza trovare un epilogo differente e soprattutto senza che Febbo abbia la possibilità di fare 3 final race su 3, Luca Liburdi resiste alle offensive degli ultimi giri per chiudere al primo posto, con un distacco al photo finish di appena 171 millesimi di secondo. Pochissimo, ma quanto basta per portare a casa la coppa di vincitore del GP3 di Cascia e ritornare sugli standard a cui aveva fatto abituare nel 2021. Con questa vittoria, Luca Liburdi si prende una soddisfazione personale, che vale anche in termini di classifica, seppur Febbo sfrutti il suo secondo posto per restare al comando della speciale graduatoria, con 173 punti. Durissima perché, come ho detto prima, pista nuova, mai guidata,
quindi molto tecnica, e nella final un pizzico i kart, avevo un problemino a gestire il kart, lui vedevo che mangiava spazio ed arrivava, quindi speravo di tenerlo dietro fino all'ultima curva del traguardo. È stato così, e però do un merito anche a lui perché arrivava come il vento. Travagliata, perché c'è stata una mucchiata dopo pochissimi metri alla partenza, e con Ghidini che penso abbia provato a sorpassare Luca, e quindi si è creato un po' di scompiglio. Io ho toccato Sini col muso, che è rientrato da un lato, ma ero convinto che fosse tutto a posto. E ho cominciato a spingere per recuperare posizioni, poi mi sono accorto del muso a terra, e a quel punto ero secondo e dovevo creare più gap possibile col fratello di Luca, Paolo. E così è andata, sono riuscito a prendere 5 secondi e 4 che sono bastati a mantenere la seconda posizione. Luca dice che Gianluca è stato fortunato, io sfortunato, io dico che è stato molto fortunato, perché aveva un kart molto buono, io avevo un problemino alla ruota sinistra, quindi una volta passato mi ha dato molti metri, e niente, mi prendo questo terzo posto e ci proviamo in Puglia. Ultima classifica che manca all'appello è quella dedicata ai team, che come sempre presentano 3 piloti ciascuno. Ovviamente la presenza di Luca e Paolo Liburdi come vincitori delle rispettive categorie porta il team LBR Motorsport, di cui fa parte anche il pilota Fisaps Diego Veronese, a trionfare sul circuito Le Querce con 329 punti. Sugli altri due gradini del podio invece man bassa dell'RCK, con il team 2 composto da Valerio Silvestri, Vincenzo Califano ed Andrea Ciabattoni al secondo posto e la prima squadra di Marco Speranzini, Maurizio Sini ed Andrea Cecchini al terzo. Con questi risultati tre team si avvicinano al podio della classifica, al momento però ancora distante soprattutto dal primo posto, dove resiste il DS3 Racing di Gianluca Febbo, Andrea Mosca e Matteo Colangelo, con 903 punti totali dopo 3 manifestazioni. Parziali da confermare al prossimo evento in notturna, il GP4 di Cassano, in provincia di Bari, in programma sabato 2 luglio al Kartodromo delle Murge, dove si svolgerà la tappa in assoluto più a sud Italia della storia del KZR Championship. Forse proprio quest'altro tassello sta facendo sì che per il GP4 siano presenti diverse wildcard con piloti locali e non solo, a dimostrazione di quanto questo 2022 stia stimolando la passione per il motorsport che da sempre arde sul territorio italiano.